Salve a tutti! In questo nuovo video finalmente andremo a vedere come realizzare queste balene che avete visto per la prima volta nel video delle creazioni horror. Siccome in particolar modo vi è piaciuto moltissimo la balena, l'ho rifatta per voi. Quindi finalmente ho perfezionato lo schema ed ecco qua le nostre balenottere. Fatene tantissime, fatele di tutti i colori e adesso vi lascio alla lista dei materiali. Ci servirà un uncinetto 3,5, una goda lana, delle forbici, un marcapunti, di due perline a mezza sfera di colore nero e della colla a caldo. Ed infine avremo bisogno della lana acrilica bianca e della lana acrilica del colore che volete. Iniziamo il tutto con un anello magico di 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo il filo e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Bene, nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento. Se non siete abituati a contare, da qui potete inserire il marcapunti. Quindi ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino al termine per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare due maglie basse e un aumento. Ripetiamo due maglie basse e un aumento fino al termine per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a fare tre maglie basse e un aumento. Ripetiamo tre maglie basse e un aumento fino al termine per un totale di 30 maglie basse. Bene, arrivati a questo punto, per i prossimi 4 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Bene, arrivati a questo punto, nella prossima maglia prenderemo solo la costina davanti, faremo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Bene, adesso con il filato bianco avviamo un cappetto iniziale, prenderemo la lavorazione che abbiamo appena fatto e dobbiamo andare a lavorare un giro di maglie come si presentano in costa retro. Quindi mi vado ad attaccare direttamente nella costa retro e faccio una maglia bassa. Dopodiché faccio una maglia bassa in ognuna delle costine fino alla fine del giro. Quando saremo arrivati nel punto in cui abbiamo chiuso il lavoro, innanzitutto metteremo il filo sul retro. E siccome ricordate che noi abbiamo lavorato la maglia bassissima in costa retro, noi andremo a prendere la costina di dietro che abbiamo lasciato prima. Quindi abbiamo lavorato anche qui la maglia in costa retro e non si vedrà nulla. Quindi procediamo fino alla fine. Bene, terminato questo giro, adesso inizieremo i giri di diminuzioni. Quindi cominciamo nella prima maglia e faremo 3 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 3 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Arrivati a questo punto prenderemo dell'imbottitura e riempiremo tutta la nostra lavorazione. Una volta che quindi avremo imbottito tutta la nostra lavorazione, procediamo nei prossimi giri con il fare una maglia bassa e una diminuzione fino al termine per un totale di 12 maglie basse. Ottenute le 12 maglie basse, procediamo con il fare nel prossimo giro 6 diminuzioni consecutive. Fatte le 6 diminuzioni consecutive, andremo a chiudere il buchino che ci rimane con qualche punto di ago. Abbiamo chiuso finalmente il corpicino della nostra balenottera e adesso faremo le pinne e la coda. Quindi avviamo un anello magico e all'interno di questo anello magico andremo a fare per prima cosa una maglia bassa. Dopodiché andremo a fare una mezza maglia alta. Fatta la mezza maglia alta andremo a fare una maglia alta. Fatta la maglia alta andremo a fare una maglia altissima. Fatta la maglia altissima andremo a ripetere una maglia alta. Una mezza maglia alta. E una maglia bassa. Dopodiché faremo una catenella e chiudiamo il lavoro. Ovviamente andremo a lasciare un po' di filo per la cucitura e adesso non dobbiamo fare nient'altro che tirare il filo dell'anello magico. Una volta stretto l'anello magico andremo a tagliare il filo in eccesso. In questo modo abbiamo finito la prima pinna. Bene, adesso che abbiamo tutti i pezzi che ci occorrono passeremo al montaggio. Arrivati finalmente alla fine di questo video ed ecco qua tutte le mie balenottere colorate. Spero veramente che questo mini tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere tramite un mi piace o un commento qui sotto. Dopodiché vi invito ad iscrivervi al canale e se volete potete seguirmi su Instagram, Facebook, Pinterest e Twitter. Tutti i link ve li lascerò sempre nell'info box. Quindi per oggi è tutto, siamo arrivati al termine e noi ci vediamo al prossimo video.